infatti ci siamo sempre chiesti come sarebbe vivere con Mommy Long Legs e la sua famiglia, stare in casa con lei, con Daddy e con Baby e soprattutto cosa fanno in casa tutti i giorni in questa simpatica famigliola. Lo scopriremo oggi e Mommy sta cucinando un pezzo di carne. Ripensa subito alla trituratrice e dice meglio farlo a mano e non triturare nella trituratrice, non ne vuole proprio sapere. E adesso ha aperto una fornace. Ovviamente la fornace le ricorda la fornace di Poppy Playtime. Poverina, vola tutto. È avvilita. Non vuole più cucinare, se ne va, basta. Qualcosa di già pronto in frigo non c'è. Oh, è stata assorbita dal frigorifero, credo, non lo so. Ma passiamo alla prossima scena quotidiana di vita in casa di Mommy Long Legs. Stanno guardando il televisore tutti insieme e assistono alle varie disgrazie di tutti quanti i personaggi di Poppy Playtime. C'è Bron, c'è PJ, c'è Kissy Missy. Oh no, Kissy Missy sta per essere triturata. Meno male non abbiamo visto questa scena. Veramente, veramente allibitoria. Oh, 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 meglio cambiare canale. Daddy e Baby hanno visto Mommy triturata e sanguinata. Una scena che nessuno avrebbe voluto vedere. Ma adesso Mommy sta dando Baby Long Legs e un sacco di spazzatura a Daddy. Con un bacetto li manda via di casa. E Daddy ha triturato... spero non Baby Long Legs. Ho questo dubbio. Vediamo cosa sta per succedere. Una chiamata. Qualcuno ha lasciato un sacco di spazzatura all'asilo. Qualcuno ha triturato Baby Long Legs. Quello era proprio il suo ciuffetto. Oddio. È la fine per Daddy, è veramente la fine, mi sa. Cambio di scena. Un piccolo Baby Long Legs che gioca con i suoi simpatici aggeggini. Mi sa che è l'ora di andare a letto. Ma la prima cosa che fa Baby Long Legs è prendere il telefono e mettersi a guardare tutti i video che vuole. E ovviamente quando arriva la mamma fa finta di dormire e appena se ne va si rimette al telefono. Quanti di voi lo fanno? Ditemi la verità. Quando io ero piccola avevo il Game Boy e la notte lo accendevo sempre sotto le coperte e mi mettevo a giocare di nascosto per ore e ore e ore. Scusate mamma e papà, scusate. Anzi, mamma e babbo, perché io sono toscana. Ma mamma è appostata sul soffitto e stava sbavando sul letto. Gli ha mangiato il telefono, gliel'ha distrutto. E gli dice giù e dormi piccolo, altrimenti il prossimo a essere mangiato sarai te. Altra scena. Baby Long Legs gioca nella sua stanza e i suoi genitori non sono molto, diciamo, accattivanti là dietro. Anzi, fanno un sacco paura. Ma ogni volta Daddy per sbaglio pesta qualcosa. Si sono trasformati addirittura in degli stendini, degli appendi abiti. Ma che cosa vogliono fare a Baby Long Legs? Vi prego, lasciatelo stare, solo un piccolo. Gli hanno regalato un PJ Pagapillar cucciolo. Non ci credo, ma insieme sono bellissimi. Lo voglio anch'io, un PJ Pagapillar cucciolo da tenere in casa. Ma c'è un cambio di scena. Adesso Baby sta piangendo. Ripensando al suo PJ Pagapillar, perché piangono? Cos'è successo? Non mi dire che è morto PJ. È diventato enorme. È cresciuto velocissimo e si è risucchiato Baby dentro di sé. Va bene, ok, Baby Long Legs sta bene. Daddy ha fatto la foto, era solo sotto la sua lingua. È il momento di foto per capire se le persone sono buone o se sono cattive. Le mosche, si mangia le mosche Baby Long Legs? Mentre Mommy pulisce casa. Dall'aspirapolvere ovunque, fuori. Quello era Player, vero ragazzi? È alla finestra che guarda la scena. Forse vuole vedere se nelle foto c'è anche lui, c'è scritto Evil. E Baby Long Legs ovviamente piange perché Player gli ha ucciso la mamma. E guardatelo, c'è rimasto malissimo. Ma non mi dite che in realtà Player è il vero padre di Baby Long Legs? In effetti ha la testa gialla come lui, il corpo giallo. E magari è il suo vero padre, ma... cosa sta succedendo nel frattempo? Baby Long Legs sta mangiando un Chupa Chups di Kissy Missy. Sembra veramente, veramente molto buono. Ma eccolo, il dubbio. Vi ricordate questo video? L'avevamo visto. Daddy Long Legs guarda lei, Mommy, guarda lui, Baby, guarda Player e dice...
C'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non va. Ehi, perché tuo figlio è giallo? E lei? Blu più rosa uguale yellow. Non è vero che il rosa più il blu fa yellow, ragazzi. Non è mai vero. Daddy ci ha creduto, veramente credulone. E mommy si mette a fischiettare. Mi sa che la verità è proprio sotto i nostri occhi. Nel frattempo mommy è tornata a dare l'aspirapolvere e Player è rimasto incastrato in quel trituracarne. Mommy si è spaventata e dal culetto è uscita una ragnatela che l'ha spiaccicato nel muro. Ma ora c'è una cena romantica tra Daddy e Mommy. E è spuntato un baby. Mi sa disturbare questa situazione molto romantica. È spuntato anche un PJ Pagapillar a disturbare. Ha smoccicato tutta la faccia a Mommy leccandogliela. Ce la faranno i poveri Daddy e Mommy? Mi sa di no. A ottenere questo appuntamento romantico c'è Player in casa, di nascosto. Come hanno fatto a non accorgersene? Probabilmente Mommy lo sa che Player è in casa, ma Daddy non lo sa. È in corso per caso un altro tradimento? Sea trip? Cos'è? Un viaggio al mare? Forse alle Hawaii? Si è bruciato! Non ci posso credere. Vabbè, storia tristissima, cioè ne succedono di tutti i colori in casa Longlegs. Ma fuori dalla finestra c'è qualcosa. Mommy si sta organizzando, vestendo, mi sa, per andare al mare. Fuori diluvia, però probabilmente dove andranno loro farà caldo, si spera. Anche Daddy sta facendo la valigia e si stanno provando tutte le cosucce più carine davanti allo specchio. Ma chi è quello là fuori? Oh, Mommy ha preso anche Baby. Non mi dire che si portano anche lui al mare. Fuori diluvia. E c'è questo esserino gigantesco che non so che intenzioni abbia. Sta bussando sul vetro. Non lo guardare, Baby, non lo guardare. È spaventoso. Ma Baby è contento. Come fa a essere felice? Certo, Baby è super coraggioso. Non si spaventa mai di niente. Ma come fa? Io mi sarei messa a piangere sicuramente. Non mi dire che adesso lo rapisce, eh? Spero vivamente di no. Non l'ha rapito. È entrato in casa e ha aperto la sua bocca gigantesca piena di denti. Player è arrivato in suo soccorso? Il suo vero padre ha salvato suo figlio? Oddio. L'incontro. L'incontro! Non ci posso credere, ripensa a quando Daddy gli ha fatto vedere la foto di lui, Evil. E Baby si è messo a piangere, ora piangerà sicuramente perché ha paura di lui. L'hanno educato a pensare che lui sia il diavolo. E quindi Player è super triste. Voleva solo conoscere suo figlio. Che cosa? Commovente. Ma nel frattempo arriva un piccolo baby. Non devi toccare la trituratrice. Non vedi che sta spappolando la carne? Se ci metti una mano finirai come Mommy alla fine del capitolo 2 di Poppy Playtime. Meglio non toccare nulla. Ma avete notato i biscotti? Quadrato, cerchio, triangolo. Mommy forse sta facendo i biscotti di Squid Game. Ma no! Baby Longlegs se li ha mangiati tutti e Mommy non si è accorta di niente. L'ha anche chiuso dentro la fornace. Oh, mi sa che succederà qualcosa di per niente piacevole. Apri! Apri! Oh no! Devi aprire assolutamente! Non mi dire che Baby Longlegs è diventato polvere. Potrebbe essere morto. C'era il tasto per aprire, non è stato pigiato. Baby Longlegs è un carboncino. RIP Baby Longlegs. Scrivetelo tutti nei commenti. Ma è vivo! Baby è vivo! Si è carbonizzato. Si è messo a piangere. Ah, e ha spento tutte le fiamme con le sue lacrimone. Non è morto, si è solo un po' annerito, meno male, dai. Mommy, non ti preoccupare, tuo figlio sta bene alla fine. Cambio di scena. Mommy Longlegs è su Google e cerca se stessa. A chi non è mai capitato di autocercarsi su Google? Tutti quanti almeno una volta l'abbiamo fatto, ma sta trovando solamente immagini orripilanti. Siren Head Mommy Longlegs? Direi che è abbastanza inquietante tutto questo.
povera mommy. Esplorare internet è bello, ma è anche abbastanza cringe e spaventoso, direi. Ma che cosa? Non so se mommy le conviene continuare a vedere tutti questi scempi. Mommy? Che cosa stavi guardando su quello schermo? Birichina, birichina, non si fanno queste cose. Ma adesso abbiamo Daddy Longlegs con in collo suo figlio baby. Che cosa stiamo per vedere? Mi sa che è una spiegazione sull'unione dei colori. Gli è stato chiesto di preparare qualcosa da mangiare a Daddy e sta cucinando delle ossa in un putridume schifoso. E gli è anche caduto suo figlio dentro. Oh no, mi sa che Baby ha la febbre per colpa di Daddy. Spero che guarisca presto. Mi sa che Daddy non ce l'ha fatta a vedere la verità sui colori, tra l'altro. E adesso sta provando a dare una pasticca per guarire a Baby, che non la vuole assolutamente prendere, come potete ben vedere. E ora come faranno i genitori a convincere il loro figlio a prendere questa pasticca? Li fanno vedere un pupazzetto molto carino di Five Nights at Freddy's con il nostro bellissimissimissimissimo Cocodrillo Monty. Praticamente la mamma ha detto: non prendi la pasticca, ti stacco la testa a morsi, ok? Vediamo se Baby è stato convinto. La violenza e la cattiveria funzionano sempre, ma non è una bella cosa educare così i bambini, eh? Adesso abbiamo Daddy che mangia un buonissimo zucchero filato e... stanno guardando PJ Pagapillar torturato e mangiato vivo in televisione. Praticamente PJ Pagapillar è fatto di zucchero filato e Baby Longlegs pensa: oh mio Dio, ma forse mio padre sta mangiando un PJ Pagapillar? Sta realizzando e la cosa non gli piace affatto. Poverino, è rimasto veramente veramente sconvolto. Vuoi un po' di zucchero filato? Gli chiede. No, è PJ Pagapillar, cavolo. Ma come? Ti sei caduto nel tranello e stai mangiando un PJ Pagapillar senza accorgertene? Ma cos'è questa faida contro PJ Pagapillar? Tutti lo menano, tutti i personaggi di FNAF l'hanno distrutto di botte, ma... qui ancora continuano a mangiarsi PJ Pagapillar? Ma che è sto cannibalismo, ragazzi? Sta realizzando il fatto che... lo zucchero filato in realtà sono i capelli di sua madre e che lui sta mangiando sua mamma. Si sta per sentire male. Guardate i suoi occhi, stanno per uscire fuori dalle orbite. Niente, oggi Baby Longlegs solo traumi, poverino. Ma finalmente un po' di relax. Tutti a nanna la sera con PJ gigantescamente lungo tutto intorno al letto. Tutti dormono e... Baby Longlegs sta piangendo. Povera mommy, si è dovuta svegliare nel cuore della notte per cullare il suo piccolo che ha come pupazzo l'amongasino rosso, il crewmate, l'impostore, adoro, una cosa carinissima. Finalmente mommy è tornata a letto, povera donna, e si riposa un pochino. Oh oh, mi sa che adesso sarà PJ a svegliarla. Ma mommy non è affatto felice di questa cosa. Le ha infilato una mano in bocca. Zitto, non puoi stare inutile, non puoi fare nulla. Baby deve dormire. E anche lei, poverina. Quanti dei vostri padri russano come dei pazzi? Mommy si è arrabbiata questa volta. Mi sa che ha distrutto il povero Daddy. Infatti gli ha legato in bocca un cuscino e sta pensando ancora alle Hawaii, dove vorrebbe andare in vacanza. Oh sì sì sì, Daddy, ti ricordi bene? Dovete partire per le vacanze. Let's go. Mommy è super triste. Ormai ci aveva fatto la bocca di andare in vacanza al mare. Guardala, si prova ancora i suoi bellissimi costumi e pensa al sole, al mare, alle palme, ai gabbiani. E Daddy torna in grande stile in casa come un vero supereroe, un vero galantuomo. E new sea trip, nuovi biglietti per un viaggiuccio al mare. Mommy è contentissima, ovviamente non aspettava altro, e ha già la valigia pronta, non l'ha nemmeno disfatta. Baby, baby, piccolo baby, sei rimasto solo, senza nessuno che ti vuole bene. Ma mi sa che anche baby va in vacanza con loro, sapete?
E PJ adesso è triste, dai, portate anche PJ, che fatelo, lasciate solo in casa. Non si abbandonano gli animali quando si va in vacanza, lo sapete molto bene. No, 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 non si fa. Beh, è l'ora di partire per le vacanze. Aereo, viaggio, volo. PJ Pagapillar non può montare sull'aereo. Come faremo? È super triste. Non potete lasciarlo così. Anche Baby è super triste. Non può abbandonare il suo migliore amico. Oh no. Una strappa lacrime storia. Una storia strappa lacrime. Povero PJ. Oh. Ma al telecomando. E si può guardare la televisione per tutto il giorno. Beh, non mi sembra poi così male come opzione, eh. E non solo guardare la televisione, anche mettere la musica. E nel frattempo Daddy Longlegs, Mommy e Baby sono sul loro aereo in viaggio verso il mare. E Daddy decide di riscaldare un po' la sua poltrona, che mi sa che sta diventando un po' infiammata. Oh mio Dio, le ha preso fuoco il poletta, le mutande, tutto quanto. Ghiaccio, 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 ghiaccio. Oh, povero Daddy, no. Guardate in che condizioni si è ridotto. È spappolato. Un po' di piedi a mollo nell'acqua. Sì, il pediluvio è ciò che ci vuole quando si è in vacanza. Un piranha gli ha mangiato una gamba. Ma chi è che ha messo i piranha nell'acqua? Ma siamo pazzi. Poverino, gli esce il sangue, ha perso un piede. E adesso proviamo a mangiare. Povero Daddy, non ha pace, non ha relax. Ma il cibo sarà buono, dai. Non puoi dirmi di no, il cibo sarà sicuramente delizioso. Fai vedere. Ma perché? Ma cosa? Ah, era solo un sogno, era un incubo. Niente di tutto questo è successo veramente. Svegliati amore, siamo arrivati. Ditemi, vorreste la parte 2 di Mommy Longlegs, Daddy e Baby in vacanza al mare? Se la volete scrivete nei commenti, la vogliamo! E io vi porterò tantissimi altri video con un secondo episodio della famiglia Longlegs al mare. Per oggi da Karin è tutto e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!